Siamo questa mattina alla redazione di Moda Diva Space Online con il giovanissimo Gian Maria Sainato che intervistiamo. Gian Maria, di soli 19 anni, originario di Salerno, a gennaio ha aperto il suo fashion blog www.gianmariasainato.com. Subito richiestissimo, sempre in front row alle maggiori sfilate, ha lavorato e lavora nella moda da pochissimi mesi, eppure ha già riscosso un grandissimo successo. Ciao Gian Maria, Ciao Francesca. benvenuto. A cosa devi il tuo successo? Allora, il mio successo lo devo soprattutto a me stesso, al blog e alla mia passione per la moda. La semplicità. Io mi sento una persona semplice, vera ed è questo che piace secondo me alle persone che mi seguono. Benissimo, allora come abbiamo appreso, in soli 6 mesi Gian Maria è già diventato un'icona tra i fashion blogger. Come vivi questo tuo momento di successo? Comunque te lo aspettavi? Questo momento di successo lo vivo molto serenamente e devo dire che mi piace tantissimo. Vedere che il mio stile è apprezzato da tante persone che mi seguono mi fa veramente tanto, tanto piacere, tanto onore. Molte persone ormai si rivolgono al web perché comunque è più veloce, le persone sono sempre più indaffarate, hanno sempre meno tempo, quindi sono tante ormai le testate che al cartaceo hanno affiancato il web. Però parliamo di testate vere e proprie, come ad esempio Moda Divas, che è un mensile online, quindi non di blog veri e propri. Chiediamo a Gian Maria, qual è il segreto di voi blogger? Perché molte volte siete più cliccati, avete molti più follower, riscuotete maggiori assensi di pubblico rispetto a una testata che può essere mensile, quotidiano, settimanale. Beh sì, allora io credo che il segreto di noi blogger è essere veri, a differenza di un normale sito virtuale dove non c'è comunque una persona fisica. Noi invece siamo reali, siamo semplici e le persone si affezionano, diciamo, a noi, al personaggio comunque che seguono durante le nostre giornate. Quindi secondo me è proprio questo il successo di noi blogger, che siamo delle persone vere, reali e quindi alle persone, ai nostri follower, piace seguirci. Direi che un'ultima domanda abbastanza importante e doverosa. Quali sono i progetti futuri per te e quelli che stai portando avanti adesso? Ti vediamo qui questa mattina, già particolarmente brandizzato, giacca e camicia di Messager, scarpe Pepe Jeans London, gli occhiali di Cartier. Come, cosa ti aspetti dal futuro? Cosa pensi? Che progetti hai? Beh, allora, per il futuro ho tanti progetti che vorrei sviluppare, grazie anche all'aiuto che mi danno ogni giorno le persone che collaborano con me, che sono Alessandro, Davide, Vivien, Annalidia. Insieme a loro sto cercando comunque di portare avanti alcuni progetti, anche con dei brand piuttosto importanti. Di viaggiare molto, vorrei tanto continuare a viaggiare visto che ora mi sono un po' fermato a Milano per dei lavori che sto continuando come modello e quindi questi sono progetti futuri, di viaggiare tanto, di continuare a bloggare ogni giorno e di crescere come blogger, di crescere anche come persona. Ti ringrazio molto Gian Maria per la tua semplicità e Grazie a te. soprattutto per essere, come hai detto giustamente tu, una persona vera e reale, accanto alle persone vere e reali. Hai creato una grande community e ti faccio tanti auguri per tutti quelli che sono i tuoi progetti futuri e il successo che stai attualmente vivendo. Grazie mille, Grazie mille. grazie a te Francesca per le domande, grazie.